Con un programma tutto dedicato alla danza, l'orchestra del Liceo Mariotti, diretta dal maestro Francesco Seri, ha trascinato il pubblico che nel pomeriggio del 6 giugno gremiva la chiesa di Sant'Antonio Abate per festeggiare la fine di un anno pieno di soddisfazioni per i ragazzi e per i docenti del Liceo Perugino. Ad assistere in prima fila al concerto, insieme con il direttore del conservatorio Luigi Ciuffa, c'era Francesca Gobbi, la dirigente scolastica che dallo scorso settembre è alla guida del liceo classico e musicale. Non sono altro che il dirigente di una realtà storicamente presente nella città da tempo, che sono orgogliosa di rappresentare e di dirigere una realtà con una grande ricchezza culturale, nella quale i ragazzi acquisiscono competenze importanti, tra le quali quelle di saper lavorare insieme, come si è visto in questo spettacolo, con gioia, perché è lo star bene dei ragazzi che poi ci dà più soddisfazione insieme alla loro preparazione. Di gioia e passione, i ragazzi e le ragazze dell'orchestra ne hanno trasmessa davvero tanta, interpretando con grinta e energia brani di Rossini, Debussy, Piazzolla, Shostakovich e riproponendo La danza del trigo di Alberto Ginastera e il travolgente Danzon numero 2 di Arturo Marquez, con cui il 6 maggio scorso hanno conquistato il primo premio al concorso musicale internazionale Città di Pesaro School Prize. Avere occasione di lavorare con questi ragazzi con questo tipo di entusiasmo porta a dei risultati che noi cammin facendo abbiamo ottenuto. Da quest'anno abbiamo riniziato a lavorare in modo concreto e, devo dire, anche degno nei confronti dei nostri studenti, e queste sono le soddisfazioni che loro ottengono. E da insegnante gioisco ogni secondo che la musica si fa insieme. E questo penso che stasera si sia ascoltato e l'abbiate ascoltato.